Questo video è evoluzione, il sole è diventato zero, il grido che dobbiamo portare avanti all'interno del testo, adesso tocca a te, adesso tocca a noi. Possibilità. Ho guardato il mio futuro e il futuro dei miei figli con amarezza, rabbia e perplessità. Mi sono chiesto soprattutto quale fosse il vero motivo di questa chiusura. Così ho ripensato al passato, a quando il nostro ospedale era un luogo sicuro, rinomato per la preparazione dei nostri medici, infermieri e paramedici. Ho pensato a mia madre, a quando è stata salvata in questo ospedale, quando è stata restituita alla vita, nonostante tutto. Ho pensato semplicemente alla vita. Cos'è in fondo? Un attimo, perché l'attimo dopo potreste non esserci più. Io oggi sono qui per urlare il mio sdegno, per urlare la mia rabbia nei confronti di chi non dimostra un minimo di sensibilità umana, nei confronti di chi sembra avere una mente robotica, programmata solo per riempire le proprie tasche. Ma questo oggi non è un mio pensiero, è il mio unico pensiero, è il diritto che ho di curarmi, diritto inalienabile, calpestato da gente che dice essere dalla mia parte e invece non lo è. Il percorso per la conquista dei diritti è stato difficile e pieno di difficoltà. I nostri nomi lo ricorderanno. E oggi voi cosa fate? Distruggete la storia, il sacrificio, calpestate il nostro diritto, sputate sul futuro dei nostri figli. State perdendo i nostri giovani, i più talentuosi, gli stessi che saranno medici e infermieri preparati, costretti a lavorare altrove, costretti ad evadere, costretti ad una vita lontana dal nostro magnifico territorio. Non si rendono conto che c'è gente che in quell'ospedale quasi ci vivono, perché ci sono i cronici. Non dimentichiamo le persone che soffrono con delle malattie croniche che dell'ospedale ne hanno bisogno per sopravvivere. Quindi ci siamo già dentro, non si può chiudere. Da 2 anni a questa parte il copione è sempre lo stesso e oggi vogliamo urlare la nostra rabbia perché, ancora, il diritto alla salute e a farsi curare sembra, nella Locride, una speranza irraggiungibile. Il tutto si traduce nel fatto che l'ospedale di Locri oggi viene declassato sia nell'organico che nelle prestazioni, portando alla chiusura di reparti con diminuzioni di posti letto o correndo addirittura il rischio della sua chiusura completa. Ma il tutto si traduce nella nostra paura e nelle difficoltà a doversi spostare in altre città per poter trovare una struttura disponibile e completa nei suoi diversi reparti, con il rischio sempre più frequente di dover ricorrere a una sanità privata per accorciare i tempi e ridurre i rischi. Sanità privata che però tutti non possono permettersi. Se ci pensate, non sono tanti quelli che possono permettersi il biglietto d'aereo che possa portarli in un ospedale efficiente. Ecco allora che noi giovani, espressione autentica delle nostre famiglie, chiediamo il diritto di essere adeguatamente curati. Non sia direttamente, è che il diritto, questo diritto non sia direttamente proporzionale alla consistenza del proprio conto corrente. Il mondo giovanile non è un mondo a parte, un'entità che vive al di fuori delle difficoltà che questa terra affronta quotidianamente, ma respira già nelle proprie famiglie il disagio e la disperazione che si vivono quando disoccupazione e lavoro precario non rappresentano più tematiche da discutere, ma realtà da affrontare, rendendo spesso gli eventuali stati di malattia come degli ostacoli insuperabili. E allora ci chiediamo, perché questa volontà di non far funzionare il nostro ospedale? Perché tanta avversione contro la nostra terra? Partendo dal presupposto che questo è un territorio italiano e che l'Italia ha una sua Costituzione. Perché se nell'articolo 32 di questa Costituzione che sancisce il diritto alla salute noi oggi siamo qui costretti a manifestare? Non toglieteci la speranza. L'ospedale di Locri è necessario per mantenere la nostra dignità di uomini lavoratori e per garantire un soccorso tempestivo a tutti. Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti. Grazie. Non abbiamo medici che si dedicano a noi, non abbiamo un centro microcitemico per noi, non abbiamo infermiere dedicate per noi, non abbiamo niente, al che non abbiamo nemmeno il presidio ospedaliere salvavita che ci permettono di fare terapie salvavita giornaliere, perché mancano, perché la regione non ha pagato, perché non abbiamo terapie salvavita giornaliere. Non sono mensili o annuali, sono terapie giornaliere che noi dobbiamo fare per l'accumulo di ferro che introduciamo con le trasfusioni.
se non togliamo il ferro si deposita, poi abbiamo danni gravissimi, cuore, fegato, rene, eccetera, eccetera. Lo dobbiamo togliere giornalmente. Ecco che ci stiamo curando dall'inizio estate. Abbiamo fatto una rete su una pagina Facebook, io personalmente ho messo questo annuncio che eravamo senza ghetti e tutti i ragazzi dalla 16 d'Italia hanno fatto una raccolta ghetti e me li hanno inviati personalmente a casa mia. Hanno un costo di 5 euro ad aghetto. Tu sai bene che in un mese ce ne servono 30 ed è un costo che purtroppo molti e molti di noi non possono sostenere. Anche con l'aiuto di mariti, di moglie, di mamma, di papà, non si può sostenere. E poi è un diritto che ci deve, perché in tutta Italia la sanità viene data. A noi no, perché? Noi siamo figli di un Dio minore, ma non credo proprio. Cioè, siamo cittadini, sono cittadini civile, ma come paziente oncologica. Io sono malata di cancro, come purtroppo ce ne sono tanti. Bene, non sono qui per vittimismo, attenzione, e né per pietismo, non mi piace, sono qui, tra l'altro sono vestita di protezione civile, vuol dire che sono, ho la testa dura e voglio andare avanti, perché sono convinta del fatto. Sono convinta del fatto che questa malattia prima si vince di testa. E quindi se abbiamo la forza, tutti quanti insieme, questa malattia riusciamo a debellarla. Però abbiamo bisogno anche di, purtroppo, abbiamo bisogno anche di reparti che funzionino, abbiamo bisogno di assistenza oncologica, perché quando arrivo con una chemioterapia e subisco un effetto collaterale della chemioterapia, non mi si può rispondere, perdonatemi, ma sono molto arrabbiata per questo, non mi si può rispondere, se la vuoi fare la fai, se no buonanotte, non lo accetto. Da paziente io non lo posso accettare, perché io sto lottando, ok? E come lotto io, attenzione, io sto parlando su una piccola voce. Però io sono qui per una semplice cosa. Io chiedo a chi di dovere dignità per noi. Dignità per noi malati. Non hai neanche l'esenzione, quindi se non hai i soldi in tasca non ti puoi fare nemmeno un'ecografia, non ti puoi fare la visita a pagamento, non puoi fare nulla. E molta gente, noi lo sappiamo bene, molta gente non si cura perché non ha la possibilità economica di farlo. Allora io dico, c'è una struttura ospedaliera, santo Dio, perché non la dobbiamo far funzionare? Perché è assurdo vedere dei medici che si fanno la guerra tra di loro, non è possibile. E questo è il frutto di una situazione che non funziona. Non sanno cosa fare, perché il reparto di oncologia è chiuso. Il reparto di oncologia nell'ospedale di Siderno aveva un reparto. Infatti questo ti volevo chiedere, il reparto di oncologia era fino a poco tempo fa a Siderno. C'è solo un day hospital, cioè tu vai lì, ti fai la canna come la chiamo io, ok, e poi te ne vai a casa. Quello che succede poi, se ti senti male, vai al pronto soccorso. Ma il pronto soccorso non può andare a, come ti posso dire, a supportare quello che sono le esigenze e gli effetti collaterali di una chemioterapia, perché un paziente che fa chemioterapia ha le difese immunitarie basse e non può stare in pronto soccorso, perché in pronto soccorso ti dà di 150 persone. A parte tutto questo, siamo qui per gridare un nostro diritto, non stiamo chiedendo la luna nel pozzo, né stiamo chiedendo di andare su Marte, stanno studiando per andare su Marte, caspiterina, qui noi non abbiamo un ospedale efficiente, non stiamo chiedendo niente di particolare, stiamo chiedendo semplicemente dignità per noi malati, perché è assurdo che le ragazze di cui parlavano prima e tanti altri, ripeto, che non sono qui a testimoniare come me, come hanno fatto loro, che non hanno voce, non hanno diritto, non è onesto, non è giusto, tutto qui. E vorresti avere un reparto come c'era, ripeto, perché si deve avere un reparto di oncologia con tanto di ricovero che funzionava H24 come tutti i reparti. Tra l'altro c'è una crescente patologia di questo genere di situazioni, quindi non è che dice ok, debelliamo un reparto perché non abbiamo la necessità, è esattamente al contrario. Perché non si può avere un reparto che funzioni e che ti possa dedicare lo spazio e l'attenzione giusta, che ti spetta? Ti voglio dire, noi stessi stiamo mettendo le mani in tasca per cercare di aiutare chi non ha nemmeno la possibilità economica di mettere 20 euro, 30 euro di benzina, andare a Reggio, farsi la chemioterapia e ritornare. Dico, perché bisogna essere penalizzati due volte ad essere ammalati qui nel nostro territorio? Perché? È una domanda forse che magari nessuno mi può rispondere, non lo so, forse qualcuno mi potrà rispondere, non ho l'idea. Però io dico semplicemente una cosa, qui parliamo di tempistiche, ci sono tempistiche sicuramente tecniche, lunghe, perfette, però voglio dire una cosa, la mia malattia non ha tempo, la mia malattia ha i giorni contati, però dico, se posso lottare fin quando avrò un filo di voce per avere questo ospedale
E ancora, attenzione, un'altra promessa, la Casa della Salute di Siderno, che non si sa che fine ha fatto anche questo progetto, ok? Io ripeto, ci metterò la faccia, ci metterò la forza, ci metterò tutto quello che posso fare affinché questi diritti non ci vengano tolti. Tutto qua. Grazie, grazie di nuovo particolare. Che l'ospedale non è una struttura qualunque, l'ospedale è una struttura a servizio proprio di, della parte debole, malata, sofferente della nostra società, quindi non è una struttura che può essere chiusa in maniera indenne. Chiudere l'ospedale significa veramente porre una parola fine a quella che è una conquista di civiltà. Dal modo in cui viene amministrata, gestita la sanità, io credo si possa misurare il livello di civiltà di un popolo. Quindi sull'ospedale di un popolo. Passare ora dalle parole ai fatti. Tante assicurazioni abbiamo ascoltato in questi giorni sul potenziamento dell'ospedale, aumento del personale medico, infermieristico, disponibilità di finanziamenti per l'adeguamento dei reparti. Sono segnali di speranza? Me lo auguro. Ma a tutti voi, giovani e meno giovani, chiedo di seguire le vicende dei nostri paesi, della nostra terra, non assentarsi dalla politica, di vedere che tipo di politica si fa in questi nostri paesi. Sogno una Locride che non si arrende di fronte al mare, che rivendica la sua dignità di fronte ad ogni tentativo di negazione dei suoi diritti fondamentali. Sogno una Locride che vinca i suoi malesseri, molti dei quali riguardano le famiglie, che mancano dei necessari mezzi di sussistenza, di un reddito minimo. Condivido la tesi di chi afferma che occorre più cultura per vincere la mentalità mafiosa che condiziona lo sviluppo della nostra terra. Il mio sogno è quello di una Locride che si ribella all'ideologia dell'illegalità e del malaffare, all'arroganza mafiosa. È il sogno di una Locride che vince la paura del silenzio, pronta a reagire e a rompere ogni forma di umiltà e complicità. Il sogno di una Locride che si ribella al fatalismo e alla rassegnazione. Il sogno di una Locride che alza la voce quando il bene comune è in pericolo e non cede ai ricatti dei poteri forti e della burocrazia. Rialziamo in campo allora di fronte allo stato di abbandono in cui versa la nostra terra. Difendiamo il diritto di abitare il nostro territorio, un territorio da amare e da custodire, da consegnare alle generazioni future in tutta la sua bellezza. Ciascuno si faccia promotore di percorsi di onestà, di solidarietà, di rispetto del prossimo e della legalità. La rinascita della nostra terra dipende anche da te, da ciascuno di noi. Abbia un primario valido e competente, assunto con regolare concorso, per capacità e titolo medico e non politico. Chiediamo pari dignità per tutti i reparti dell'ospedale e non solo per quelli sponsorizzati dal politico di turno. Chiediamo che venga data priorità alle problematiche del pronto soccorso, dell'ortopedia, della ginecologia, della radiologia, della chirurgia, della medicina e della cardiologia. Chiediamo una procedura straordinaria e funzionale per utilizzare i fondi rimasti per la ristrutturazione dell'ospedale. Chiediamo di essere cittadini italiani sempre e non solo al momento del voto.